Maurizio di Malta, emergenza immigrazione clandestini a Lampedusa. Ma siamo già arrivati a quota 2000, diciamo, arrivi degli extracomunitari sull'isola. Io vorrei capire bene una cosa, cioè come mai il sindaco non ha fatto subito un decreto di far aprire questo centro di prima accoglienza a Lampedusa. Non possiamo aspettare il ministro Maroni che con comodo faccia le sue cose. Sì, è giusto che faccia quello che deve fare, però qui abbiamo una situazione di emergenza e dove vengono mancati i diritti del cittadino, dell'extracomunitario, insomma, e lasciano la qualsiasi cosa per li abbiamo ospitati nella stazione marittima, li abbiamo ospitati nella casa degli anziani e in altre strutture, ma diciamo in uno stato completamente, diciamo, di bisogno, così, senza nessuna condizione sanitaria, senza nessuna regola, diciamo, di rispetto per quello che sono i valori veramente dell'individuo, dell'essere umano. Credo che questa situazione sta avendo uno sbocco, diciamo, sull'isola alquanto problematico. Abbiamo saputo che ci sono in arrivo altri 32 barconi a causa delle forti agitazioni nei loro paesi. E questo adesso comincia a diventare veramente una difficoltà per l'isola, per gli isolani, per la serenità, insomma, e la salvaguardia proprio dei cittadini, anche lampedusani. Ecco, tra questi immigrati che sono arrivati, molti reagiscono malamente quando si puntano le telecamere e le macchine fotografiche. Non sono come gli altri che abbiamo visto in tutti questi anni. Questi reagiscono con estrema violenza. Stamattina siamo stati colpiti con delle pietre, insomma, al centro. Ma sì, sicuramente, anche perché molti di loro sono, diciamo, fuggite dalle carceri, pertanto sono persone che con molta disperazione, con molta, diciamo, rancore, ecco, con molta rabbia dentro di loro, che alla minima osservazione da parte di qualcuno, diciamo, reagiscono male. Grazie.